punto di riferimento. Quindi la prima cosa da fare qual è? Disegno un sistema di assi cartesiano XY. Ok? Ecco. Ed inserisco il punto di stazione, scusate, lo faccio coincidere con l'incrocio degli assi. Quindi in questa parte qui, guardate, questo qua. Eccolo qua. Questo è il mio punto S. Di coordinate 0, 0. Ok, quindi x di s uguale a 0, y di s uguale a 0. Subito dopo, che cosa devo fare? Tramite il cerchio orizzontale vado a disegnare questo rilievo. Tramite il cerchio orizzontale, il cerchio verticale serve solo per le quote e i dislivelli, perché noi adesso stiamo lavorando in planimetria. Quando lavoreremo in altimetria, prendiamo come riferimento il cerchio verticale. Ok? Allora, SA, il cerchio orizzontale è 261 gradi. Ok? Ecco qua. Quindi, siccome è in deg, prendo il goniometro. Allora, eccolo. Questo, come vi ho detto la volta scorsa, non serve nulla, sto goniometro qua. Serve quello rotondo, però questa è un'applicazione, quindi. Allora, guardate. Se questo è 0, no? Perché noi adesso lavoriamo con i sessagesimali, quindi potete fare pure così. 0, 90, 180, 270, 360. Ci siamo? Se non capite, ditemelo, eh. Tutto chiaro, sì? Questo è 270, no? 261 più o meno è qui. Ma questo lavoro lo dovete fare con il goniometro, ok? Più o meno, no? 2,61 e sarà qua. Se questo è 2,70, lo vedete? Questo sarà 2,61. Ecco. Che cosa si fa? Si prende un punto, eccolo qui. Tra due punti faccio passare una retta e la prolungo. Dov'è che mi fermo? Mi fermo alla distanza SA, che andate a leggere qui, guardate, distanza orizzontale SA è 108,72 metri. La vedete? Vedete? Adesso devo disegnare questa distanza in centimetri. Quindi sicuramente avrò una scala, facciamo finta di avere una scala 1 a 1000, vediamo che succede. La scala ve la danno, quindi non vi preoccupate. Quindi che cosa faccio? Farò 108 virgola 726 per cento diviso 1000. Mi viene 10 centimetri. La voglio fare più piccola perché se no non mi entra. La facciamo, visto che non ce la danno, la inventiamo noi. Scala 1 a 2000 facciamo, ok? Ci siamo? Scala 1 a 2000. Che vuol dire? Vuol dire che 108,726 metri in scala 1 a 2000 sono 108,726 per cento diviso 2000. Sono 5,43 centimetri. Quindi io che cosa faccio? Prendo la squadretta e disegno 5 centimetri. Quindi, vedete? Ecco qua. Allora, prendiamola. 5 centimetri più o meno. Vedete? Prendo 5,4. Quindi 5,4 più o meno sarà qua. Eccolo qua. Più o meno. Vedete? Questa è la mia distanza. Quindi questa è la distanza SA che ha un angolo di 261 gradi. Quindi che cosa faccio? Posso iniziare a calcare il tutto. Ecco qua, mi fermo qui. Farò così. Questo lo sposto. Ecco qui. E farò così. Allora. Ecco qua.
Tutto chiaro? Vedete, S e inserirò A. Quindi io ho il punto collimato SA con un angolo di 260, questa è SA azimuth, vedete, SA, con un angolo di 261 gradi e una distanza di 108. Fino a qui è tutto chiaro? Sì, sì. Ok. Adesso, che dobbiamo fare? Questi pallini li ho disegnati per farvi capire, no, i passaggi, però vanno cancellati poi, eh. Adesso vado a collimare il punto B, SB, quindi questo lo facciamo così, facciamolo bene questo S, mettiamolo qua, così non disturba. Allora, che cosa faccio? Prima cosa, vado a vedere il cerchio orizzontale, 15 gradi, vedete, SB è 15 gradi, quindi prendo il goniometro e mi punti i 15 gradi. Allora, questo è 0, 15 gradi più o meno sarà qua, no? Se questo è 10, questo è 15, lo vedete? Vedete? 0, 10, 15, prolungo, elimino per adesso il goniometro e vado a prendere la distanza di 148 metri. Guardate, SB è 148 metri, vedete? In scala 1 a 2000 facciamola. È chiaro come si disegna? Sì, sì. Non è difficile, però... Certo, 140, poi ci sono dei passaggi da fare, virgola, 0,95 per 100 uguale diviso 2000. Viene 7,4 centimetri, quindi prendo la squadretta, allungo, ecco qua, e mi disegno 7 centimetri, 7,4 centimetri. Ecco qui, questo è 0, questo qua è 0. 7 e 4 è qui, vedete, è qui, 7 e 4, qua, eccolo qua. Adesso che cosa faccio? Levo, elimino questo e mi disegno 7 e 4, quindi faccio così, 7 e 4 più o meno è qua, eccolo qua, sono arrivato al puntino, vedete? Ingrandiamo, anzi, calchiamo tutto, eccolo. Questo è il punto B. Ecco qui. Vedete? Tutto chiaro? Sì. Adesso in questo caso l'esercizio voleva trovare la distanza B, questa. Quanto era la distanza tra il punto A e il punto B? Ecco. Però, visto che noi abbiamo fatto adesso i triangoli rettangoli, vediamo come si trovano le coordinate cartesiane, poi la distanza. Vedete che questo è un triangolo qualunque. Quindi, per risolvere il triangolo qualunque, non serve quello che abbiamo fatto prima, la volta scorsa, perché quello che vi ho spiegato la volta scorsa erano i triangoli rettangoli. I triangoli qualunque, poi li facciamo. Adesso vediamo come si trovano le coordinate. Allora, ricordatevi una cosa, che quando avete una distanza e un angolo sono coordinate polari. Quando invece avete coordinate cartesiane, avete le x e le y. In questo caso noi abbiamo distanza e angolo, vedete? SB ce l'abbiamo, guardate, che è una distanza. SB azimuth ce l'abbiamo, vedete che è questa qui. SB che è 15 gradi, poi abbiamo SA distanza ed SA angolo. Avete capito? Quindi quando abbiamo una distanza e un angolo sono coordinate polari. Adesso, se l'esercizio, come di solito quegli esercizi che mi avete fatto vedere, no, vogliono le coordinate, vogliono che troviate le coordinate cartesiane. Andiamo a vedere come si possono trovare. Innanzitutto prolunghiamo questo, ecco qua. Poi cancelliamo questa parte qua, se no vi dà fastidio. Eccola qua, questa. Ecco. Ecco qua. E lavoriamo su. Allora, questo lo cancelliamo pure. Mettiamolo qui, B. Ecco qui. E qua, questa è Y e questa è X.
Allora, guardate, se noi abbiamo le coordinate polari, no? E vogliamo trovarci le coordinate cartesiane, come bisogna fare? Ascoltate, io ho la coordinata polare SB, mi voglio trovare X di B, no? X di B, questo, vedete, questo qui sarebbe X di B, no? E mi voglio trovare Y di B è questo, lo vedete? Questo qui, vedete che è un triangolo rettangolo questo. Guardate, ve lo dico. Quindi ritorniamo a quello che abbiamo detto. Bravo, bravissimo. Guardate, questo è un triangolo rettangolo. Vedete? Eccolo qua. Quindi, se voi vi volete trovare x di b, è semplice, no? E vi volete trovare y di b, questa qui, conoscendo s di b che è l'ipotenusa, e l'angolo, no? È un angolo, che dovete applicare? Allora, andiamolo a vedere. Allora, questo è S. Mettiamolo qua. Guardate, X di B che cos'è? È un cateto, quindi X di B cateto è uguale all'ipotenusa S di B per il seno dell'angolo, bravo, per il seno di SB. Avete capito? Ecco qua. Avete capito che servono i triangoli? Se vi volete trovare Y di B, fate... un cateto è uguale all'ipotenusa S di B per il coseno dell'angolo compresso. Vedete? Per il coseno. Perché la volta scorsa che cosa vi ho detto? Queste cose avete imparato. Che il primo teorema si applica quando voi conoscete l'ipotenusa, no? Quindi lavorate col seno e col coseno. Il secondo invece quando conoscete i due cateti. In questo caso x di b, se voi andate a vedere, è un cateto, no? Quindi ricordatevi che è un cateto, questo qui, è uguale all'ipotenusa che io conosco per il seno dell'angolo opposto, che è questo. Oppure un cateto, y di b, è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo compresso. Chi è che non ha capito? Ditemelo, no? Tutto chiaro? Per me è tutto chiaro. Sì. Gli altri? Sì, anche per me, prof. Chiaro. Avete capito come funziona? Ricordatevi sempre una cosa, che se voi avete in mente, oppure nella prova pratica vi potete forse portare pure il manuale, vi scrivete queste formulette, perché giustamente io capisco che è difficile impararla a memoria, no? Però facendo gli esercizi poi rimangono, perché il primo teorema vi dice questo, guardate, un cateto uguale all'ipotenusa o per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo compresso. Il secondo teorema, un cateto uguale all'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto. Questo dovete sapere. Adesso noi abbiamo trovato le coordinate x di b e y di b. Andiamo a trovarci le coordinate x di a rispetto ad s e y di a rispetto ad s. Queste giustamente sono coordinate parziali, no? Rispetto ad s e rispetto ad s. Le coordinate totali in questo caso sono uguali a quelle parziali, sapete perché? Poi facciamo un esempio. Perché la s, le x di s è uguale a 0. Quindi le parziali diventano totali. Cioè questa qui è totale, questa qui è totale. Andiamo a vedere l'altra. Guardate, prolunghiamo, ecco qua, fatemi vedere qui, ecco, guardate, adesso io mi voglio trovare le coordinate x di a rispetto ad s, y di a rispetto ad s, devo trasformare questo in un triangolo rettangolo, come si fa? Guardate, uno l'ho trasformato già, guardate, eccolo qua, vedete? Questa è la coordinata y di a, questa qui, questa, rispetto ad s. E questa invece è la scissa, la vedete? X di a, potete fare pure così, però ce l'avete già, x di a. Vedete che è un triangolo rettangolo, disegniamolo in verde. Guardate, no, perché è rosso, no? In verde, guardate. Eccolo. Avete visto a che cosa servono i triangoli rettangoli? Una volta trovati quindi i valori delle,
delle coordinate? Delle coordinate. Diciamo, queste saranno espresse. Allora, allora io vi dico una cosa, no? Sapete perché nelle cartografie si lavora in coordinate cartesiane? Perché le coordinate cartesiane sono più precise delle coordinate polari. Perché le coordinate polari hanno degli angoli, no? Quindi c'è sempre un minimo di errore. Quindi bisogna trasformare sempre le coordinate polari in cartesiane. Ok? Ok, sì, perfetto. Allora, ma chi è Gianni? È un vostro collega? Sì, sì, fa parte del gruppo. Ma state registrando la lezione? Perché sì, mi... sì. Ok. Sì, dovrebbe esserci il messaggio di conferma. Ok, allora guardate. Sì, da 31 minuti, sì, sto registrando. Va benissimo, allora guardate. X di A. X di A. Allora, facciamo un triangolo. Ecco qua, guardate. Questo è di coordinate, no? Di coordinate note, guardate. Io ho questo triangolo qua. Ecco qua. Facciamo finta che non è un triangolo, anzi, vabbè, facciamo così. Allora, questo è A, questo è B e questo è C, ok? Vedete? Adesso io ho delle coordinate cartesiane. Le coordinate cartesiane mi servono per trovare i punti, no? Conosco X di B, noto. E y di b noto, quindi conosco sia questo che questo. Mi conviene, quando ci sono coordinate cartesiane, di fare così, guardate, ecco qua. Poi ho x di a, y di a, vedete, questo e questo noto, quindi x di a e y di a noto. E poi conosco anche x di c, vedete, queste sono coordinate cartesiane. E y. E y di c. Adesso che cosa succede? Guardate. Vi insegno un'altra cosa così iniziate a capire. Allora, x di c noto e y di c noto. Allora. Vi ricordate, allora, ricordatevi che queste sono coordinate cartesiane. Se invece abbiamo AB noto, così capite la differenza, e l'azimuth AB noto, poi avete BC noto, e l'azimuth BC noto, eccetera. Queste sono coordinate polari. Allora, le coordinate polari sono date da una distanza e da un azimuth. Le coordinate cartesiane sono date dalla x e dalla y. Tutto chiaro? Ok. Adesso ascoltate. Se io ho le coordinate cartesiane, no? E volessi trovare le polari, cioè io conosco x di a, y di a, x di b, y di b, eccetera, e voglio trovare l'azimuth AB e la distanza B. Quindi io, lavoriamo su questo esercizio, ho le coordinate, le mie incognite sono, guardate, AB, no, AB distanza e AB azimuth. Ok? Come si trovano? Qua senza spiegarvi dimostrazioni, perché sarebbe troppo complicato, voi dovete ricordare queste cose, perché non c'è il tempo materiale per spiegarvi da come arrivano queste formule. Certo, arrivano sempre da una piccola dimostrazione, ma niente di che. Io voglio trovare AB distanza AB azimuth. Che devo fare? La prima cosa da fare, vado in A, ascoltate bene, disegno un sistema di riferimento secondario, vedete? Non guardiamo più il cursore. Si vede cosa? Più. Io non vedo più il cursore. Ah, ora sì. Allora, noi dobbiamo trovare AB distanza AB azimuth. Andate in A, ascoltate,
fate un sistema di riferimento secondario, facciamolo in rosso così capite meglio, ecco qua, vedete? Questo è un Y e questo è un X, ok? E andate a disegnarvi l'azimut AB, vedete? Questo è AB, AB azimut, ecco qua. Che dobbiamo fare? Per trovare l'azimut AB dovete applicare questa formula, ok? Tangente alla meno 1, sapete perché adesso non vi faccio tutta la dimostrazione, sono sempre triangoli rettangoli, dovete applicare il secondo teorema sui triangoli rettangoli, no? E quindi praticamente trovarvi l'azimut facendo tangente alla meno 1 di cosa? Di x di b meno x di a fratto y di b meno y di a. Voi con questa formula vi trovate l'azimut, però dovete conoscere le coordinate cartesiane. Da dove arriva questa formula? Se voi praticamente avete questo triangolo, no? Le coordinate x di b quali sono? Sono queste, la vedete x di b. Le coordinate x di a sono pure quest'altre. Quindi si trasforma un triangolo rettangolo, si trasforma in un triangolo rettangolo che sarebbe questo, guardate. Però non vi voglio fare tutto sto casino, sennò poi non ci capite niente. Guardate, questo è il triangolo rettangolo. Eccolo, vedete? Vedete che rettangolo? Quindi voi vi dovete, per adesso vi dovete ricordare solo questo, perché giustamente, se no, se iniziamo a fare dimostrazioni, quando vi dovete trovare l'azimut, no? E avete le coordinate cartesiane, dovete applicare questa formula. Ad esempio, voglio trovare l'azimut BC, no? BC, che cosa faccio? Vado in B. Questo è il procedimento che dovete fare. Sistema di riferimento secondario, eccolo qua. Questo è l'azimut BC, lo vedete? Questo. Ecco. Come si trova? Si applica sempre questa formula, quindi fate azimut BC uguale a tangente alla meno 1 di x di C meno x di B fratto y di C, meno y di B. Con queste formule voi vi trovate gli azimut. Per trovare la distanza dovete applicare questa formula. Noi abbiamo trovato prima l'azimut AB, troviamo la distanza B. AB, distanza, che sarebbe poi l'ipotenusa del triangolo rettangolo, lo vedete? Se questo è il triangolo rettangolo, questo è l'ipotenusa. A che cosa è uguale? A x di B meno x di A fratto il seno dell'azimut AB. Poi facendo più esercizi lo capite. Mentre se voi vi volete trovare la distanza BC, dovete fare, questa era x di B però, me lo sono mangiato, x di C meno x di B fratto il seno di BC. Come potete notare, le formule sono sempre queste. Certamente derivano da una dimostrazione di triangoli rettangoli che adesso non facciamo, se no vi confondete. Ad esempio, volete trovare l'ultimo? Guardate. Volete trovare AC, no? Quindi vado su AC. Lo vedete dove è AC? State riuscite a vedere tutto, sì? Sì. Guardate. Vedete dove è AC? AC. Se adesso voglio trovare l'azimut AC, si fa sempre la stessa cosa. Guardate qui. Guardate. AC azimut uguale a tangente alla meno 1 di x di C meno x di A fratto y di C meno y di A. Punto e virgola. La distanza C è uguale a x di C meno x di a fratto il seno dell'azimut che vi siete trovati. Come potete notare, sono sempre le stesse le formule. Certo, derivano da una dimostrazione che non vi serve. Non vi serve perché si perde solo tempo. Voi vi dovete ricordare solo questi passaggi. Adesso ascoltate. Marco, per una cosa. Sì. Nel sistema, diciamo, secondario, l'angolo BC... Sì. Non ho ben capito. Allora, guarda, ho capito cosa dici. Guarda, facciamolo subito. Guarda. Tu hai un sistema
normale, no? Ah, è questo qui. Sì. Guarda, questa è una spezzata, no? Facciamo vedere che è una spezzata. Questa è A, questa è B e questa è C. Allora, se ti vuoi trovare l'azimut a B, devi partire sempre da A, quindi questo, vedi, ti devi fermare qui. Quindi questa sì. È l'azimut B, no? Se sì. Ti vuoi trovare l'azimut BC, che fai? Vai in B. Aspettate che B lo scrivo qua, se no. Vai in B. Sistema secondario, facciamolo in nero. Dove ti devi fermare? Guarda, qui. Eccolo. Questo è BC. È tutto chiaro? E così via. Tutto chiaro oppure no? È come se stessi partendo da un altro sì. Sistema nuovo. Sì, bravo. Tu che cosa devi fare? Quindi si seguono. Quindi, allora, ad esempio, no, per farvi capire, se vi se vi dicono, non ve lo dicono, però vi può capitare, no? Se voi trovate BC, no? Se io vi chiedo CA, l'azimut CA, come si trova? Andate in C, ascoltate. Lo facciamo in blu. Andate in C, sistema di riferimento in C, no? Io mi voglio trovare l'azimut CA, guardate, dovete fare CA, lo vedete? Questo qui, ecco qua, questo è l'azimut CA. È tutto chiaro? O no? Okay, quindi sempre, diciamo, nella parte... sì, perché voi, allora, innanzitutto sempre in senso orario, non lo fate in senso orario. Adesso che cosa, perché vi ho fatto questo discorso? Perché casomai dovreste avere questa situazione qui, no? Se io conosco, guardate qui, guardate. Io conosco AB azimut e AC azimut. Se vi dico, no, mi trovate l'azimut e l'angolina interno, questo, guardate, questo qui, A. È semplice. Perché? Perché dovete fare la sottrazione di questi due angoli. No, cioè se io voglio, per questo vi ho fatto questo esempio, così capite. Io voglio trovare quest'angolino qui, A. Quest'angolino qui A, che cosa è uguale? A C meno AB. Avete capito? Quindi A, angolo, è uguale all'azimut AC, meno l'azimut AB. È chiaro? Tutto chiaro o no? Ad esempio, sì, sì, sì. Volete trovare B, ascoltatemi, volete trovare B, no? Angolo. E voi conoscete sia BC sia BA, perché con le coordinate cartesiane si può fare tutto. Guardate, conoscete questo qui. Questo è BA, no? Quest'angolo B è dato da cosa? Da BA meno BC. È semplice. Avete capito? È chiaro o no? Sì, è un attimo prof, ma BA noi lo conoscevamo in base a... No, te lo puoi trovare. Allora, adesso vi insegno un'altra cosa. Vi sto insegnando tante cose. Cercate di memorizzare tutto. Ascoltate. Tu ti sei trovato AB con questa formula, no? È vero? Ti potresti trovare BA con la stessa formula, cambiando il senso delle lettere. Però è semplice, senza rifare tutta la formula, no? Se voi conoscete l'azimut B, per conoscere BA, che sarebbe reciproco, vi spiego meglio, ascoltate. Lavoriamo su questo, guardate. Guardate. Tu ti sei trovato AB, AB uguale. Lavoro su questo perché qua se no è un casino. Tu ti sei trovato l'azimut AB con questa formula, no? AB è uguale a tangente alla meno 1, tangente alla meno 1, no? Di x di B meno x di A fratto y di B o y di A. È chiaro? Ok. Se ti vuoi trovare BA, che sarebbe reciproco, è inutile fare x di A meno... No. Ricordati che il reciproco è più 200. Ah, 360 meno la parte... No. Aspetta, no. Allora, ascolta.
facciamo finta che questo AB azimuth ti viene 50 gradi, ok? 0,01 a piacere. Allora, il reciproco a che cosa è uguale? È uguale a 200 più 50. In poche parole, se l'azimuth principale è minore di 200, il reciproco si trova aggiungendo 200, quindi dovresti fare 200 più AB. Se lavori in centesimali, se lavori in sessagesimali devi fare 180. Guarda, se lavori in sessagesimali devi fare 180 più AB. Ok? Centesimali, sessagesimali. Se l'azimuth AB è maggiore di 200, il reciproco è meno 200. Tutto chiaro? Sì. Senza, se uno non è sicuro, però questo è semplice. Se no dovreste fare così, azimuth BA, e devi fare tu sempre la stessa formula, però con le lettere invertite. Cambiando le lettere. Bravo, x di A meno x di B fratto y di A meno y di B. Ma a voi non mi interessa, perché se voi conoscete l'azimuth principale, il reciproco, aggiungete o sottraete 200-180 a seconda della piezza dell'angolo, senza rifare tutto con la calcolatrice, tangente alla meno 1, eccetera, eccetera. È tutto chiaro? Sì, perfetto, adesso sì. O ci sono dei... In questo caso, no, è normale che se tu... si vede ad occhio, no? Si vede ad occhio che questo qui praticamente è... un angolo che sta tra 0 e 90, oppure tra 0 e 100, dipende i gradi, no? Se sono centesimali o sessagesimali. In questo caso, no, questo è minore di 200, quindi il reciproco è dato da AB azimuth più 200. È chiaro? Perfetto. È chiaro o no? Sì, sì, sì. E queste sono cose importanti. Adesso, altra cosa. Ma è tutto chiaro per tutti oppure c'è qualcosa? Oppure ditemelo se ci sono. Tutto chiaro? Sì, sì. Sì, sì. Non è che dovete avere paura delle formule, perché le formule lasciamole perdere, non ce ne frega niente. Dovete solo imparare. Allora, ascoltate, adesso vi insegno un'altra cosa, ok? Andiamo a prendere, perché alcune volte dovete applicare una strategia, ovvero sia non sempre l'azimuth trovato è uguale a quello reale, quindi voi vi dovete ricordare questo schemino che vi sto portando, ok? Così capite bene. Allora, ascoltate, coordinate cartesiane sono importanti. E poi vi do qualche esercizio. Allora, guardate qui. Cambiamo pagina. Allora. Anzi, rimaniamo sulla precedente. Rimaniamo qui, così avete tutto. Allora, cancelliamo sta parte. Allora, che cosa succede? Alcune volte, non sempre l'azimuth che io trovo è uguale a quello reale. Che cosa voglio dire? Ascoltate, voi avete, stiamo facendo praticamente una full immersion, è chiaro? Quindi è normale che tante cose, che a tante cose c'è un perché, è normale, però seguitemi, perché il perché purtroppo con poco tempo non si può, rimane un perché. E giustamente uno mi dice: perché si fa così? Perché deriva tutto da una dimostrazione con triangoli e rettangoli che vi incasina. Se c'era più tempo si faceva, ma in questo caso, avendo poco tempo, vi incasina solo la testa. Quindi voi ricordatevi questi passaggi. Ascoltate. Voi avete A e avete B. No? E avete B. Conosciamo le coordinate cartesiane. Ecco qua. Perché poi ci alleniamo con i dislivelli, con le quote,
facciamo un esercizio, possiamo fare pure l'esercizio d'esame, non ci sono problemi. Allora, noi abbiamo, guardate, questo, questo è x di A, questo è y di A, no? Questo è qua, questo è x di B e questo è y di B, no? Se voi andate a vedere, questo si può trasformare, questo triangolo, no? Adesso lo faccio in rosso, vedete che è un triangolo rettangolo, avete visto come si trasforma, no? Quindi questa parte qui, così vi faccio pure capire una cosa, questa parte a che cosa è data? Da x di b meno x di a, no? Se volete sto cateto è dato da x di b meno x di a, lo vedete? Tutto questo meno questo, quindi tutto x di b meno x di a e avete sto cateto. Stessa cosa, y di b meno y di a, avete l'altro cateto. Questo è y di b meno y di a. Basta fare una sottrazione. Poi conoscete pure l'azimut. Ecco qua. Questo è AB, ricordatevelo. AB. Se voi andate a vedere, no? Se io mi voglio trovare AB, così vi spiego pure questo. Vediamo se riuscite a capire. Però non è che lo possiamo fare per tutti i triangoli, se no diventiamo scemi. Io mi voglio trovare l'azimut B. Come si trova? Guardate. Io conosco due cateti, no? E per forza devo applicare il secondo teorema sui triangoli rettangoli. Che cosa ti dice il teorema sui triangoli rettangoli? Guardate. Così vi volete la dimostrazione? Ve la faccio vedere. Un cateto, scegliamo un cateto, x di B meno x di A, x di B meno x di A. È uguale all'altro cateto che io conosco, yb meno y di a, no? Per la tangente di ab, per la tangente dell'angolo opposto. Guardate, ab a che cosa è uguale? A tangente alla meno 1 di quello che ho scritto, di xb meno x di a fratto yb meno y. Avete capito da dove arrivano queste formule? Tutto chiaro? Sì. Ascoltate, voi avete, io per questo non vi voglio fare la dimostrazione, perché vi confondete. Voi avete questo cateto, un cateto, no? È uguale all'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto, secondo teorema sui triangoli rettangoli. Quindi questo cateto è xb meno x di a, uguale a y di b meno y di a, che è l'altro cateto che conosciamo perché abbiamo le coordinate cartesiane, per la tangente dell'angolo opposto a questo cateto, che è questo. Ecco, sono arrivata a questa conclusione. E così fate per tutto il resto, per tutti gli altri. Adesso, che cosa, dove dovete stare attenti? Ricordatevi che quando il numeratore sopra vi esce positivo e sotto il denominatore vi esce un numero positivo, l'azimut trovate è uguale a quello reale. In poche parole, questo qui che io trovo è uguale a quello reale, quello disegnato, ok? Nel caso in cui invece, questo fatevi sto schemino, nel caso in cui al numeratore vi esce positivo e al denominatore vi dovesse uscire, cioè questo y di b meno y di a, no? Vi esce negativo, in questo caso sapete che dovete fare, siccome l'azimut trovato non è uguale a quello reale, dovete fare meno 200 meno b. Quindi dovete fare 200 meno l'azimut AB. O 200 180. Questo invece è uguale ad AB. Quindi questo AB è uguale ad AB. Asteriscato. Nel caso in cui numeratore e denominatore sono positivi, l'azimut trovato è uguale a quello reale. Nel caso in cui il numeratore è positivo e il denominatore è negativo, dovete fare questo, 200 meno. Però scriviamo bene, così capite. Quindi AB, allora. Qua dovete imparare solo queste formulette, non è che dovete fare chissà cosa. Vedete, questo è reale, sarà uguale a 200 meno quello che trovate, AB. Asteriscato. Se invece il numeratore è negativo e il denominatore è negativo, dovete fare 200 più
AB. Se invece numeratore negativo e denominatore positivo AB, aspettate che qua cancello un po', se no, ecco qua, AB, qua c'è poco da imparare, questo ve lo dovete ricordare. Io ai miei alunni gli faccio fare una specie di leggenda, no? Così non si confondono. Dovete fare 400 meno B o 360, eh? Ok? Ecco, quindi ricapitola, è perché non sempre vi esce, no, positivo positivo, al numeratore vi può uscire pure sopra positivo e sotto negativo, e quindi dovete fare o 200 o 180, vi scrivo, a seconda se lavorate in centesimale o in sessagesimale. Dipende dalle coordinate che forniscono. Sì, dipende dalle coordinate. Tu vai, adesso andiamo a vedere. Facciamo un esempio. Allora, 200, questo è gradi, questo è centesimali, questo è centesimale, questo è gradi. Ok? Vedete? Andiamo a vedere. Inventiamoci delle coordinate. X di A uguale a 30 metri, ah, 30 metri è troppo, X di A uguale a 120 metri, ok? Y di A uguale a meno 200 metri, poi X di B uguale a meno 150 metri, Y di B è uguale a meno 200 metri, ok? Andiamo a vedere. Adesso, senza fare in scala, certo, voi dovete fare in scala, facciamola d'occhio, giusto per farvi capire. Allora, x di A è 120 metri, facciamo finta che questo è 120 metri, ok? Y di A è meno 200, quindi meno 200 sarà qua. Ok, questo è A. Di coordinate x di A, y di A, ok? Poi abbiamo x di B meno 150, quindi sarà più o meno qui, e y di b meno 200, quindi sarà più o meno qui. L'ho fatta ad occhio, colleghiamo, ecco qua. Adesso, se io vi chiedo, anzi ditemelo voi, quale azimut volete trovare, ba o ab, ditemi voi. Quale vogliamo trovare? Scegliete. AB. AB. Allora, prima cosa, guardate, disegnatevi l'angolo. Andate in A, sistema di riferimento, eccolo qui, e disegnate l'angolo AB, che è un angolo, no? Che è reale, lo vedete? È reale questo, non è che può cambiare. Quindi... lo vedete? AB è questo, c'è poco da fare. Quindi si trova nel primo, nel terzo quadrante, è tra 0, 100, tra 0, tra 200 e 300, quindi c'è poco da fare. Allora, andiamo a trovare AB azimut. È uguale a cosa? Tangente alla meno 1, senza scrivere, fare tutta qua la dimostrazione, è uguale a x di B, no? Meno y di A fratto y di B meno y di A. Sostituiamo. Quindi AB è uguale tangente alla meno 1 di cosa? Di x di B è meno 150. Poi x di A è meno 120. Vedete? Quindi meno 120. Vedete che già al numeratore vi esce un numero negativo? Quindi dobbiamo andare a una di queste due. Avete capito come dovete fare? Poi diviso y di b, che è meno 200, meno y di a, ma meno y di a meno per meno fa più, quindi più 200. Ok? Ci siamo o no? Quindi se... Però aspetta, non mettiamo, se no qua ti esce, poi facciamo così. Diciamo, sì, facciamo finta che 200 è 2, dai, se no vi esce 0, 202, y di 202, perché me li sto inventando, guardate,
Ecco, questo è 202. Ok? Adesso non ho capito come il cambio del segno da meno 200. Scusa un attimo, no? XDB è meno 150, metti meno 150, no? Sì. XDA è meno 120. È positivo. No, è negativo, meno per più fa meno, ok. È positivo. Ah, ok, quindi in funzione da... Ok. Bravo. Bravo. Poi YDB è meno 200, lo vedi? Meno 200. Poi c'è meno YDA, ma YDA è meno, quindi meno per meno fa più. Hai capito come devi fare? Chiaro. Cioè, sì. Dovete fare così. Meno 150, meno più 120, diviso. Poi meno 200. Allora questo era è meno 202. Ha capito? Quindi meno per più fa meno per meno fa più, e vi esce una cosa così. Vi esce a B uguale tangente alla meno 1 di meno 150 meno 120, quanto fa meno 270, no? Ci siamo? Sì. Diviso meno 200 più 202, quanto fa? 2. O mi sbaglio? Sì, giusto. Adesso che dovete fare? Andate con la calcolatrice, fate tangente alla meno 1 di 270 diviso 2. Lavorate in grad. Allora, shift. Io non so se ho fatto correttamente sulla calcolatrice. Ho selezionato tangente alla meno 1. Bravo. Poi la linea di frazione. Ho messo con la linea di frazione direttamente. Fai, meno due, bravissimo, meno 270. Lo sto facendo, mi è uscito meno 99, virgola... riesce meno 89,57. A me meno io ho lavorato in DEG, in grad ha ragione. In grad ti viene meno 99,52. Giusto, okay, sì. Ok. Adesso, visto che questo è un numero negativo e visto che al numeratore c'è meno e al denominatore c'è più, vado a vedere qui, guardate, meno numeratore più meno numeratore più denominatore, quindi dovete fare 400 meno B. Quindi dovete fare 400 meno 99. Avete capito? 400 meno 99, quanto vi viene? Viene 300. Allora, qua viene 0, 100, 200, doveva venire qua, perché questo è stato fatto così. Non è che è stato fatto... Sì. Abbiamo messo A più in alto di B, invece... Bravo, abbiamo fatto così a bambera. Avete capito come bisogna fare? Sì, sì. Quindi, questo è l'angolo reale. Se volete trovare l'azimut adesso, volete trovare ad esempio BA, no? È inutile che fate di nuovo tangente. Il reciproco, no? Se AB era 300 azimut, BA dovete fare 300 meno 200 e vi viene 100. Quindi vi veniva qui. Qua. Avete capito come si fa? Sì. Certo, questo state presi così a caso, quindi... Adesso io vi do un esercizio così vi allenate. Tutto chiaro o no? Gli altri... Sì, sì, tutto chiaro. Avete capito come funziona? Ricordatevi che tante formule sono date per scontato, però sono sempre uguali, non è che vi cambiano. Cioè, voi l'importante è che quando avete delle coordinate cartesiane oppure delle polari, trasformate le polari in cartesiano, le cartesiane in polari. Questo facciamo vi do qualche esercizio così vi allenate. Allora, guardate.
andiamo a vedere. Ecco, ci abbiamo pure i risultati. Allora, guardate. Poi la prossima volta faremo i triangoli qualunque, perché quelli vi servono. Perché ad esempio, no, per trovare, io perché mi sono fermato? Perché per trovare questa distanza B, qua dovevate conoscere il teorema di Carnot, no? Perché, poi ve lo spiego, questo è un triangolo qualunque, lo vedete questo qui. Non è un triangolo rettangolo. Siccome questo SA era un lato, SB era un altro lato, se voi volevate trovare questa distanza B, no? Conoscendo due lati e l'angolo compreso, perché questo lo facevate, SB meno SA più 400, vi trovavate questo interno, conoscendo due lati e l'angolo compreso, per trovare l'altro lato utilizzavate il teorema del coseno di Carnot. Quindi il teorema dei seni e il teorema del coseno di Carnot ve lo spiego la prossima volta, così quando avete a che fare con un triangolo qualunque vi sapete muovere, ok? Allora. Marco, una domanda. Dimmi tutto. Stupida magari su questo, ma in questi casi di triangoli qualunque sì. È più difficile, per esempio, non so, tipo dividerli in due per fare. No. Se imparate, allora se voi imparate i due teoremi, perché ce n'è più di due, no? Però i due teoremi, il teorema dei seni, il teorema di Carnot. E come si calcolano le aree, che la volta scorsa già vi ho detto, però la prossima volta facciamo pure Gauss, quando avete l'area di coordinate cartesiane, quando vi volete trovare l'area di una figura con coordinate cartesiane, anzi ve la spiego adesso, xda, così vi spiego un'altra cosa. Allora, innanzitutto questo sono gli esercizi per caso. 106,01 metri. Ok? E poi conoscete, guardate, AB distanza 59,79. E poi conoscete pure l'azimuth delta B. Quindi che è uguale a 125,26. Dovete lavorare in gonno, in grad. Quando c'è G, lavorate in gonno. G vuol dire in gonno, no? Allora, questo non dovete avere paura, perché dovete fare così, guardate. Prima vi segnate il punto A, in scala, Vi fate una scala a piacere. Quindi meno 48, facciamo finta che meno 48 è questo, YDA è 106, questo qui, questo è A, no? Poi guardate, voi avete AB e l'azimuth AB, andate in A, sistema di riferimento secondario, eccolo qua, prendete il goniometro e vi disegnate 125 gradi, se questo è 0, 100, 125 più o meno si trova qua. Vedete? No, questo è 0, 100, 125. Vi prendete sta lunghezza di 59 metri e vi siete trovati a B. Guardate, così vi faccio capire, se no non ci capite. Voi vi dovete trovare le coordinate di B, quindi voi poi andate avanti da soli. Vi dovete trovare X di B e Y di B. E questo è il primo esercizio. Tutto chiaro? Quindi, come potete notare, no, dovete applicare quello che abbiamo fatto fino adesso. Questo è AB, quindi vi dovete trovare le coordinate X di B. Questo è semplice, lo sto facendo io in poche parole. Questa è X di B rispetto ad A. Vedete dove è il triangolo rettangolo? Guardate, 1, 2, ecco qua. Vi dovete trovare sia la X di B e sia la Y di B. Questo. X di P e Y. Okay. È semplice. Poi ve ne invio altri, ve li invio. Adesso, per concludere il cerchio, vediamo come si trova
delle arie, no? Se voi avete una figura, ascoltate, inventiamoci. Può essere un triangolo, un quadrilatero, non ci so, anzi, facciamo un quadrilatero. Guardate, 2, 3, 4. Vedete? Abbiamo questo quadrilatero. E abbiamo, di questo quadrilatero, conosciamo tutte le coordinate cartesiane, A, B, C, D. Vedete? Quindi conosciamo le coordinate cartesiane. Adesso non disegno perché sennò succede un pandemonio. Se voi conoscete le coordinate cartesiane di un triangolo, un quadrilatero, un pentagono, di una qualsiasi figura, però l'importante è che conoscete le coordinate cartesiane, vi potete trovare l'area come SA, BC, D, applicando la formula di Gauss, è uguale, è un mezzo. Ascoltate. Partite da un vertice, da dove vogliamo partire? Da D, da A, ditemi voi. Partiamo da B. Da B? Da B? Sì. Possiamo pure partire da B, però vi conviene sempre partire, no? O da D o da A, però possiamo partire pure sempre da dalla, B. Diciamo, no, partiamo da B. È più semplice partire da D per farvi capire, però tanto si ruota sempre in senso orario, quindi vogliamo partire da B? Ok. Allora, all'inizio si possono scegliere le X o le Y come punti di riferimento. Se noi scegliamo la Y, faremo, siamo partiti da B, ascoltate, quindi punto qui, io parto da B. Come farò? Un mezzo che moltiplica Y di B, che moltiplica adesso. La scissa, ascoltatemi, che segue meno quella che precede. Quindi questa è la formula di Gauss, in poche parole. Quindi la scissa che segue x di c, quella che precede x di a. Ecco, più da b ci spostiamo a c, y di c, che moltiplica la scissa che segue, quindi x di d, meno quella che precede x di b. Pure questa deriva da una dimostrazione, però... Questo diciamo sempre come ordine, il senso orario. Sì, scelgo... sì, sempre, bravo, bravo. Quindi, poi c, poi d più y di d, che moltiplica la scissa che segue, che è x di a, meno quella che precede, che è x di c. Fino a finire, no? Più... l'ultima A, vedete, perché B l'ho fatta, Y di A, che moltiplica la scissa che segue, che X di B, meno quella che precede, che X di D. Questa è la formula di Gauss. Potete lavorare o con la Y iniziale, e quindi la differenza delle X, o con la X iniziale, o la differenza delle Y. Non ve ne frega niente, partite come vi ho fatto io, se non vi confondete. Vogliamo partire da D? Guardate. Vogliamo partire da D, no? Quindi S, A, B, C, D uguale a un mezzo. Y di D, perché uso la Y, che moltiplica la scissa che segue X di A, meno quella che precede X di C, più, vado in A, Y di A, la scissa che segue X di B, meno quella che precede X di D, ok? Più, Y di B, la scissa che precede x di c, che segue, scusate, x di c, meno quella che precede x di a. Allora, c più y, ci vedete, dovete farvi un giro, più y di c, che moltiplica la scissa che segue x di t, meno quella che precede x di b. Con questa formula vi trovate all'aria. Avete capito? Se era sì, vabbè, questo la trovate pure su internet, dappertutto, però è inutile che adesso la dimostrazione non lo fermi. Guardate, il triangolo è più semplice perché i punti sono di meno, no? Guardate, se voi conoscete le coordinate cartesiane, solo con le coordinate cartesiane, se no la potete fare. Adesso noi conosciamo le coordinate di A, B e C. Ci vogliamo trovare S, A, B,
C. Superficie uguale. Partiamo da A, ok? E lavoriamo in senso orario. Quindi un mezzo che moltiplica Y di A, che moltiplica la scissa che segue X di B, meno quella che precede X di C, più, ci spostiamo in B, Y di B, che moltiplica la scissa che segue X di C, meno quella che precede X di A, più Y di C, che moltiplica la scissa che segue X di A, meno quella che precede X di B. E questa è l'area con Gauss. Tutto chiaro? Sì. Così, perché là il vostro nel vostro esercizio vi dice quello che mi avete inviato, no? Uno dei temi, vi dice poi di trovare l'area, e se voi avete le coordinate cartesiane l'area la trovate con Gauss. Tutto chiaro? Sì. Questo libretto qui, no? Stazione, la stazione la si può chiamare S, A, B, C, punti collimati, con questa parte qui, voi vi disegnate la figura, cioè S è la stazione, i punti collimati A, B, il cerchio orizzontale della distanza. Il cerchio verticale, l'altezza del prisma, vi serve per trovare le quote, che adesso non abbiamo fatto perché o vi spiego una cosa, vi spiego un'altra, perché sennò facciamo il minestrone. Chiaro? Sì. Okay. Sì, perché sennò poi davvero ci confondiamo. No, non si fa così. Già, guarda, stiamo andando non veloci, di più. Però, giustamente, se non vi spiego le coordinate cartesiane, no? Poi alla fine qui avete coordinate cartesiane. Cioè, scusate, avete le coordinate polari, li dovete trasformare in cartesiane. Ma se non vi spiegavo queste formulette qui, come fa? Fate? Chiaro? Sì. Allora, noi ci vediamo quando? Vediamo. Sabato. Sì. Allora, io ho fatto una specie di schemino, perché oltre a voi c'è pure altri ragazzi che, vabbè, agli altri sto facendo scienze delle costruzioni, quindi topografia è diversa. Allora, noi ci dovremmo vedere sabato alle 16, va bene? Ma sì, va bene. Sì. Ci sono domande? Di mattina. Non ho capito. Dico, se non c'è possibilità di mattina, sì, d'accordo. Allora, la mattina che ho? E la mattina alle 10 avrei un altro ragazzo. Ma di pomeriggio sei impossibilitato? Perché c'ho anche un altro corso il pomeriggio, e quindi non so più. A che ora ce l'ha il corso? Vediamo un po'. Se volete possiamo fare alle 3. Forse ce l'ho, perché mi sembra che sia alle 18, sì, quindi. Volete fare sabato alle 3? Per me va bene anche alle 3. Alle 3 dove va bene, così è sicuro che poi dopo. Allora aspettate che lo segno, così se non mi confondo. Vabbè, sabato alle 3 facciamo. Va bene? D'accordo. Adesso vi invio le altri esercizi, così vi allenate. Mi raccomando, Marco, dimmi. Una sola domanda, però, diciamo, inerente a quello che abbiamo fatto l'altra volta, riguardo sì. La calcolatrice. Sì. Se non c'è il tasto dedicato della cotangente. No, non ci deve essere, perché la cotangente fai 1 fratto tangente. Quindi è 1 diviso tangente. Sì, perché la vedremo, guarda, quando noi facciamo il dislivello, no, ci sarà sta formula che voi vi dovete ricordare. Vedi che qua c'è tutto un baradammo, qua c'è pure l'altezza dello strumento, non solo quella del prisma, vi viene data pure l'altezza dello strumento e poi vi viene data pure una quota, ad esempio, no? In questo caso poi vi dirò la cotangente c'è, però si può trasformare in 1 fratto tangente. Se sulla calcolatrice c'è la cotangente, ben venga, se no fate 1 fratto tangente, avete risolto il problema. Perché praticamente il dislivello, no, con la formula della stazione totale, ad esempio, se noi vogliamo fare SA, è uguale alla distanza, no,
che moltiplica 1 fratto la tangente più l'altezza del prisma meno l'altezza dello strumento. Questa adesso ve la spiego dopo, non vi preoccupate. Come potete notare qui, in questa formula, io ho fatto 1 fratto tangente, ma nella formula originale c'è cotangente. Quindi trasformate, se non avete sulla calcolatrice la funzione cotangente, questa si trasforma in 1 fratto tangente. Avete capito dell'angolo? E hai risolto il problema.